Teleselezione. Il sottosegretario del PD Matteo Renzi definisce quello che è successo oggi con la Padania un gesto inqualificabile. Ancora una volta tanta solidarietà per lei, però gli attacchi continuano. Beh, io credo che il Paese ha capito, siamo in un momento importante in cui bisogna reagire con forza, in cui bisogna anche far capire che qui non si tratta di un problema personale per la Ministra, ma si tratta di un cambiamento culturale che deve avvenire, un comportamento senza discriminazione, un comportamento nel rispetto degli altri, il confronto è ben accetto ma deve essere nel rispetto di tutti. Allora, buongiorno Francesco Merlo, buongiorno. Firma i diamanti della Repubblica, che oggi è entrato ancora una volta su uno dei suoi temi preferiti, cioè l'intolleranza nei confronti del ministro Chieng e qualche, diciamo, staffilata alla Lega. Allora, buongiorno Francesco. Buongiorno. Oggi citavi una diciamo esternazione di Borghezio a La Zanzara, e io vorrei fartela risentire almeno un frammento. La rubrica delle cose diciamo offensive, delle no cose... sono pubblicati gli appuntamenti, ma mi sembra normale, cioè, è invitare alla, è invitare, invece... scusa però Borghezio, questa roba qui Chieng è invitarla, è invitare i padani a andare a contestarla, questo no, è invitare no. I padani diciamo ad avere la massima attenzione, ma cosa vuol dire la massima? Possibilità di sentire un oracolo della politica migratoria, una persona che tutti i giorni ci dà delle lezioni, quindi saprà più di noi. Allora, Francesco, è davvero, come prova a dire Borghezio, ridendoci sopra, non prendendosi neanche troppo sul serio, o c'è qualcosa di grave nella pubblicazione dell'agenda? Ma Borghezio ha detto di peggio, ci sono dei passi nell'intervista di ieri in cui lui la paragonava alla preda, le proto, diceva... Buona caccia, cacciatori padani. Eccola, ecco. Si ha colpito favorevolmente. Rispetto. Comunque lei dice è iniziata la caccia alle protto, diciamo. No, io temevo, quando ho visto questa polemica, sì. Mi sono allarmato, ho detto non sarà mica nella rubrica dei cacciatori padani. Beh, però. Invece no. Insomma, su questa tutti questi ammiccamenti, queste cose semiserie, dire e non dire, sì, dire e non dire, perché appunto si deve evitare di dire apertamente che siamo razzisti eccetera, no? E però si evince, si capisce, nessuno è stupido, cioè al di là poi di Borghezio, che è un caso più goffo degli altri che si esprime in questo modo, è tutto l'insieme, c'è tutto un comportamento da combriccola, si sostengono a vicenda Salvini, la direttrice della Padania, eccetera, e dà l'idea di una maniera che contemporaneamente pavida e furba di scaldarsi attorno a un tema che è quello del razzismo, perché poi la Chieng è stata definita in molti modi, orango, governo bongo bongo, torni lì, la tratta dei bambini, insomma è un accompagnato tutto questo da manifestazioni di violenza verbale quando la Chieng va a parlare da qualche parte, ci sono questi leghisti che gridano fuori dai coglioni. La contestazione è sempre legittima? Anche no, quanto la non contestazione ci piace. Di gridare fuori dai coglioni a una signora che ha la pelle nera non è legittima, ci sono dei paesi in cui il razzismo è di per sé già da solo un reato. E non c'è niente di legittimo in questo, questa non è contestazione, il razzismo non è contestazione, quindi quando c'è un atteggiamento persecutorio aggravato dal razzismo, ora al di là del codice penale che comunque in Italia prevede questo reato ed è un reato molto grave che viene punito con l'aggravante arriva fino a 6 anni e di reclusione, però io non voglio fare l'avvocato eccetera, ma sicuramente non è una cosa legittima, è illegittimo, è un veleno che va fermato. Poi voglio dire, ovviamente non deve diventare una strega da bruciare, nel senso che lì il razzismo è l'ultima frontiera, l'ultima trincea di un partito che non riesce più a riempire le piazze, anche se le incendia, che quindi tende a
a tornare ai miti fondativi, senza naturalmente più le corbellerie dotte, sono corbellerie e basta, eccetera, però in questo modo un razzismo di ultra paradossalmente diventa più pericoloso, perché insieme ad altri rumori che stanno invadendo il nostro paese e che sono rumori estremisti, rumori di estremismo che da un lato minaccia le persone come nel caso dei Notav oppure nel caso dei ricercatori da parte degli animalisti o nel caso di Grillo che mette alla gogna i giornalisti, in tutto questo insieme il razzismo della Lega naturalmente è preoccupante, perché qui non si tratta di discutere dello ius soli, si può anche non essere d'accordo con lo ius soli, non è questo il punto, si possono avere sull'immigrazione dei pareri diversi e confrontarsi e poi ovviamente decide il Parlamento e decide la maggioranza, non è questo il punto è il razzismo che nella Lega era uno degli spasmi che hanno dato origine al movimento, e però è stato un movimento importante perché c'erano comunque i sindacati degli operai del nord-est, c'erano i padroncini, c'era una parte del paese che aveva bisogno di una rappresentanza anche dal punto di vista dell'autonomia economica, ci sono state tante cose, io non le ho condivise in generale, però sono legittime. Il razzismo no, adesso c'è solo questo, c'è il razzismo, c'è poi ovviamente la violenza anti-europea. Il razzismo dissimulato. E adesso è un razzismo chiaro, perché la dissimulazione è soltanto verbale e furbetta, no? Poi tutti quelli che picchiano, io la chiamo... Ti volevo citare proprio l'apertura della per dire come torna a fagiolo, la Padania online ha appena refresciato, come si dice, aggiornato questo titolo, basta con la negritudine della Chieng. Cioè già questo ti... Apertura. Già questo ti fa capire che il razzismo per loro è diventato una bandiera, un'ultima trincea, perché è un partito ridotto all'osso, e quando un partito è ridotto all'osso anche i capi non sono più quelli di una volta, non hanno più lo stesso fascino tra i militanti che avevano Bossi e Maroni, eccetera. Adesso c'è questo Salvini, questo Biton, mi pare che si chiama, il capogruppo al Senato. E... Salvini e Bitonci non valgono Bossi e Maroni? No, non mi pare, cioè sono i capetti di un movimento residuale, marginale, ma non per questo non pericoloso, perché diffondono appunto il razzismo. Il razzismo va fermato, cioè non ci sono possibilità di tolleranza nei confronti di chi parla di ministro della negritudine, bongo bongo, rango, sono delle cose che non possono essere tollerate, non si può ridere di questa roba qui, quando si vede un borghezio che ride, fa il semiserio, il leprotto, eccetera, stiamo parlando di esseri umani, stiamo parlando di un problema che nel passato ha già dato veramente milioni di vittime, violenze di ogni genere, non è una cosa tollerabile. E non è tollerabile che si aggiunga questa inciviltà ad altre inciviltà che nel paese ci sono in questo momento. C'è un complessivo rumore che aumenta sempre di più e che è un rumore di barbarie. Volevo voltare pagina insieme con te e chiederti l'ultima, diciamo, opinione su quello che sta accadendo, il caso De Girolamo, di cui hai scritto un pezzo domenica e probabilmente è stato anche decisivo nell'indebolire la posizione del ministro, ma arriva la notizia che Faraone è inquisito, un uomo simbolo renziano, arriva la notizia che viene arrestato l'ex capogruppo dell'Italia dei Valori, tutte questioni legate ai rimborsi, alle piccole regalie, ne abbiamo parlato nell'editoriale di oggi. Qual è l'impressione che dobbiamo avere? È un fatto grave, da un capo all'altro dell'Italia, dalle pecore messe nelle note spese della regione Sardegna all'abbonamento a Diabolic di alcuni consiglieri della regione Sicilia.
C'è una corruzione diffusa e una illegalità diffusa alla quale ovviamente i magistrati mettono mano, intervengono, eccetera. Sono fenomeni diversi. Il fenomeno della De Girolamo finora non è un fenomeno che si può inquadrare nella illegalità e nella corruzione. La ministra non è indagata, è un fenomeno di altra natura finora. Nepotismo? No. Non lo so, si tratta di una sorpresa, perché la ministra che gestisce in casa sua la sanità di Benevento, quindi lottizza, fa... Dispone appalti eccetera, al di là della cosa penale, che francamente a me non mi interessa, non mi piacciono quelli che vogliono mandare in galera la gente, al di là della cosa penale è una sorpresa perché in qualche maniera rappresentava anche antropologicamente qualche cosa di nuovo, no? C'è anche una bella donna. Ha una sua importanza agli occhi nostri che sono attenti all'estetica. Cioè, non aveva l'antropologia del politicone meridionale, no, sud, era giovane, trentenne. E non te l'aspetti così, in qualche maniera la bellezza per noi è qualcosa che redime. E poi c'è sempre questa idea che... Insomma, è una consolazione, noi sappiamo che sono prepotenti e cafoni, ecco, almeno ci piaceva che erano brutti, invece adesso prepotenti e cafoni e anche belli, e questo non funziona tanto, no? E detto questo, lì però non siamo su indagini penali finora, la ministra non è coinvolta. No, ma non parlavamo sul piano penale, parlavamo... E quindi sono fenomeni diversi. Certo. Poi lì e la Sicilia e Faraone? Ma Faraone non lo so, è indagato, vedremo. Questo non significa che Renzi è coinvolto. No, Renzi non è niente coinvolto. Però Libero fa questa equazione. Dice, vabbè, ma se Renzi chiede la testa della De Girolamo, che non è indagata, che cosa deve fare con Faraone che è indagato? Ma non lo so quali sono gli incarichi pubblici di Faraone, se Faraone fosse ministro. Membro della segreteria del Partito Democratico. Beh, membro della segreteria non è un incarico di governativo, è una cosa diversa. Comunque bisogna vedere che tipo di accusa ha, quali sono, come vanno le indagini. Certo, sospendere un membro... Contestati 3.000 euro sì, di spese. 3.086, sì. 3.086, qualche regalo. Sì, altre spese. Cioè, tra poco dovremo anche avere la possibilità di ascoltare le sue parole, la sua difesa, tra poco. Non bisogna ovviamente essere garantisti nei confronti di Renzi e non garantisti nei confronti di altri. Sono fenomeni diversi. Ogni fenomeno va... ogni vicenda va vista nella sua storia, eccetera. Se Faraone fosse ministro, bisognerebbe ragionare in una certa maniera. Membro della segreteria si ragiona in una maniera un po' diversa, che comunque non so, bisogna andare avanti nell'indagine, vedere di che si tratta meglio, no? Eccetera. Certo, non è piacevole immaginare che c'è già un membro della nuova segreteria del PD che è indagato. Bisogna andare avanti. Sentiamo allora le sue parole e torniamo subito a te per salutare. Come considera quello che sta succedendo? Ma io credo che sia un fatto importante che si indaghi quando vengono pubblici. E quindi la Procura della Repubblica deve avviare questa indagine, farlo fino in fondo e distinguere fra chi utilizza le risorse per fini personali e chi invece le utilizza per fini politici. Io sono tranquillo che questa indagine si svilupperà al meglio. E credo che la Procura della Repubblica e la Finanza meritano tutta la nostra fiducia, dopodiché quello che verrà fuori sarà, se ci saranno delle persone che hanno rubato, è giusto che vadano in galera. Lei non si rimetterà dalla segreteria? Ma io credo che ci sono delle indagini in corso,
A me viene contestato un importo di 3.300 euro che io posso giustificare con delle fatture e con dei versamenti fatti per attività politica, per cui credo che potrò dimostrare subito, immediatamente, la mia estraneità. È chiaro che il fenomeno di come vengono utilizzate le risorse dei gruppi parlamentari è un fenomeno che deve preoccupare l'opinione pubblica, perché se è vero, come emerso dalle indagini, che c'è chi ha invece utilizzato quelle risorse per fini personali, per acquisti di gadget, di diamanti, di abbonamenti a Diabolik, come sta emergendo, è chiaro che è grave e vanno perseguiti questi reati. Quindi ecco, lei non è preoccupato? Rieccoci, queste erano le parole di Farone stamattina. E... Ma non sono delle parole, no. Al di là della generica ho fiducia nella magistratura, che è una cosa che dicono tutti, no? Al di là di questo, lui dice una cosa in più, lui dice che ha delle fatture, si tratta di 3.000 euro e che può dimostrare subito che non ci sono abusi, che non c'è uso privato del denaro pubblico, e se questo è vero, se lo può fare subito, è veramente questione di pochi giorni, quindi mi pare che trattandosi di 3.000 euro e trattandosi di fatture delle quali lui dice di essere in possesso e dimostrarle subito, tanto vale aspettare che insomma, sì, non mi sembrano. Questo è l'elenco delle cose già contestate dai magistrati: un regalo di nozze per l'onorevole Adamo, ex di Forza Italia, per 1.690 euro, 2.500 euro per un altro regalo di nozze del gruppo del PD, 24 bonifici per 51.000 euro scoperti nel conto dell'onorevole Rudy Maira del PID, che li ha usati per acquistare un'auto utilizzata secondo le Fiamme Gialle per fini privati. E, insomma, questa è un'altra storia, però. Sì, no, sto leggendo gli altri: sì. Cravatte, borse firmate Louis Vuitton, biancheria intima, griffata, soggiorni in alberghi e qui siamo nella piccola ruberia così diffusa in questo periodo. E lì, e questa ovviamente che è contemporaneamente miserabile e ridicola. Bene, grazie a Francesco Merlo e continuiamo a raccontarvi il calvario di questa piccola odissea. Grazie, buongiorno Francesco. Grazie. Ciao. Ciao. Italia liberata.